Andrea, Tina e Pipelu. E oggi siamo qui per aprire insieme a voi la Japan Candy Box. Sì ragazzi, ci è arrivata dopo un mese già che aspettavamo la Japan Candy Box. Eccola qui ragazzi. Forse avete già sentito parlare di questa scatola su altri video. Comunque sarebbe una mega box, un piccolo box con delle caramelle all'interno, dei dolci. Guardate già la faccia di Pippo. Buonissima. Appunto si chiama Japan Candy, appunto caramelle box. Però c'è anche la Kawaii Box, che invece ha tanti giochini o cose appunto pucciose. Kawaii. E poi speriamo di recensirvela. Comunque siamo già sicuri che ve la recensiremo in futuro. Dai, spero che ci sono qualche dolcetto dei Pokémon. Ok, sì, speriamo. Comunque sono sicura che saranno buonissimi questi dolcetti. Allora, il sito per prendere questa candy box è www.japancandybox.com. Ve lo faccio vedere. Comunque vi lasceremo questo link qua sotto nell'info box. E inoltre, udite, ci sarà un giveaway, vero Pippo? Sì. Dove chi sarà più fortunato tra di voi potrà ricevere questa Japan Candy Box dal sito. Il sito del giveaway ve lo lasceremo qua sotto insieme al sito della Japan Candy Box. Così mi raccomando, andate su quel sito e partecipate, così potrete avere anche voi questa meravigliosa Japan Candy Box. Cioè guardate, allora iniziamo già dalla scatola. È bellissima, con tutte le cose appunto giapponesi kawaii, e perché appunto è una scatolina giapponese. Ok. Allora, io direi subito di aprire. Vai Pippo. Naturalmente assaggeremo in diretta, ragazzi, così vi diremo come sono queste caramelline giapponesi. Noi non le abbiamo assaggiate, vero? Sì. È la nostra prima Japan Candy Box. Così adesso apriremo, con questo video apriamo una nuova sezione, ovvero kawaii, dove appunto vi recensiamo se ci saranno, speriamo vivamente di sì, delle future Japan Candy Box, ma anche delle Kawaii Box. Perfetto. Allora, aspetta Pippo, adesso ti aiuto. Ma io ti ho già tagliato. Ah, ok. Sì, ragazzi, ci ha messo un po' di tempo, infatti l'aspettavamo con ansia, veramente, perché ci piace, il nostro desiderio avere la Japan Candy Box. Però appunto ci ha messo un po', perché arriva da Singapore, quindi da abbastanza lontanuccio, direi. Ok, adesso proviamo ad aprirla. Ah, si può fare così. Infatti, come potete vedere, anche durante il viaggio non fate caso alla forma. Vedete, sono un po' schiacciata, però nemmeno più di tanto, ecco, venendo da Singapore. Allora, piano piano, che poi questa scatolina ce la terremo di sicuro. Ok. Via, tutte le cartacce. Prova ad aprirla. Oh ragazzi, aspetta. Adesso lo facciamo vedere. Allora, toro, tarà! Mi fa emozionato. Allora, aspetta, una cosa alla volta. Allora, aspetta Pippo. Allora, Japan Candy Box, Sweet 2017, quindi un dolce 2017. Ho visto una cosa già. Ok, guardate che carina, c'è anche il bigliettino. Poi, okay, guardate che bella. No, solo la carta. Guardate che bella la carta che c'è sopra. Cioè, ok, vale. Iniziamo. Possiamo vedere una cosa alla volta. Pippo, scegli lei. Pikachu! Ah, ecco perché era contento, Pippo. Eccolo qui. Allora, naturalmente è scritto tutto in giapponese, ragazzi. Noi non sappiamo il giapponese. Comunque, cerchiamo di capire cos'è. Ok, ah, c'è una pannocchia qui. Quindi si tratta di mais. Ok, iniziamo da qui. Ah no, c'è già l'apertura, Pippo. Oh mamma. Cosa sono? Siamo emozionatissimi, ragazzi. Scriveteci nei commenti se vi piace, se vi è piaciuto questo video e se ne volete degli altri di Japan Candy Box. Ok, vediamo un po' come sono prima di assaggiare. Sono sottilette cose. Guardate, ragazzi. Proviamo, allora, dai. Vai. Sì, sa proprio di mais. Com'è Pippo? Buono. Non tanto male. Non mi piace però molto. Sì, magari a Pippo perché ha un gusto bello forte, però dai. Vale. Sono buone.
Quindi Pikachu Pikachu Mais approvato. Ok, passiamo ad un'altra. Piano, scegli sempre tu, Pippo. Ah, adesso si passa al dolce. Perché vedo, guardate un po'. Che carina la stellina arcobaleno. Allora, naturalmente non ci capiamo niente. Ah, ok, fatta così. Naturalmente non la mangeremo tutta adesso. Vai, prendiamo un pezzo. Okay. Vai, Pippo, un pezzo tu, un pezzo io. Anche perché dobbiamo assaggiarne tanti, quindi... Cioè, guardate, sembra che c'ha il coso a stellina. Sì, appunto. Guardate che carina forma di stella. Cioè, ok, andiamo via. Via. Buono! Buonissimo, è vero? Sì, è cioccolato. Dopo poi a merenda continueremo a mangiarle. Allora, qua abbiamo già briciole, naturalmente. Poi, vediamo un po'. Non si capisce. Comunque, assaggeremo. Guardate che carino. So che già che... Devo già anche questo qua non c'è, che non mi piace. No, perché? Già... Mi sta piacendo questa candy box. Sì, già dal... Oh, mamma. Perché? Ha un odore strano, però... È di formaggio. Assaggiamo. È già di ananas, che... perché c'è l'ananas. Tipica giapponese. Aspetta. Ah, ok, guardate. Cos'è? Fatto così. Assaggiamo. Un pezzettino piccolo, però, perché dobbiamo mangiarne tante. Abbiamo già visto che c'era un casino di cosine. Ok, assaggiamo. Ci siamo bevuti un po' d'acqua perché era piccante, però dai, questo non era male, vero Pippo? Sì, no. Ok, abbastanza buone. Baetta l'anguria. L'anguria, ragazzi, voi dovete sapere che io amo l'anguria, assolutamente. Sì, ragazzi, io mangiavo l'anguria con mia mamma a 4 anni. L'anno scorso mangiavo l'anguria a 4 anni con mio nonno. E io me mangio a chilate. Sì, anche a Pippo piace, guardate come sono. Adesso assaggio perché sono Cicles, Pippo non può mangiarlo. Adesso assaggio. Allora tu? Sì. Vediamo un po'. Io non posso. Non so se da ingoiare. Sì, è caramella. Vai Pippo, puoi mangiarlo anche tu. Vai. Per adesso la migliore cosa, vero Pippo? Sì. Buonissimo, veramente. Abbiamo patatine! Poi passiamo al salato. Patatine! Vediamo un pochino. Guarda che carina! Con la patatina qua. Okay, aspetta, fallo aprire per me. Vai, io. Apri tu. Ah, sono fatte così. Sono fatta a filettino. Sì, una, mi raccomando. Ci vogliamo la patatina a Juve. Mi piace. Buone anche queste qua. Buonissime. Guarda, andiamo, stiamo facendo una mega merenda. Oh mamma. Cos'è? Coca-Cola X. Allora, guardate un po'. Lunghissimo. E poi qua c'è una bottiglia. Io ci ho rimesso belle cose di Pikachu. Non è quella cosa frizzante? Questa è una cosa frizzante, ragazzi. No, fai la prima a me. No, vale. Le forbici, dimmi, vediamo un po'. No, sono una cosa frizzante. Io no, le caramelle frizzanti ti piacciono? Perché non mangio secondo me? Sì, infatti, vedi che hanno tutti. No, vale, io queste qua non me la mangio. Sì, sono come quelle che mangi. No. Aspetta, guardate, vedete com'è? Filatino al formaggio. Vai, piccolo. Oh mamma, ma è una caramella. Mamma mia, ragazzi. Ok, aspetta, prova a vedere se. Buona! Una caramella! Sì! Poi per passaggio! Frizzante! No, ma non è nemmeno tanto. Cioè, è buona, molto buona! Come le nostre, anche che si vendono, che ci sono in Italia, quelle normali frizzanti! Non so che gusto è, però è buona, vero? Mi stavo... E se ne scelgo una io? No! Questo! Naturalmente!
Che carini! Sono tutti! Sono il mini marshmallow alla fragola! Ma fammi fare subito la bocca perché... Forse? Sì. Aspetta, mi faccio a metà però perché sennò... Sono mini marshmallow fatti. Non esplodiamo con tutto questo cibo. Ah, guardate ragazzi come all'interno c'è questa cremina. Ok, intanto. Alla fragola, penso. Vai. Ragazzi. Il mondo è una meraviglia. Adesso io. Che buono. Che buono le cose giapponesi. Non pensavo fosse così. Cos'è? Come uno yogurt con i wafer. E gli Smarties. E la crema, il cioccolato. Mi mancava poi Smarties. È vero? Ok. Te vuoi mangiare? Ma certo. Massaggiarlo. In diretta. Ah no ragazzi, cosa aspettate? Ah, è una cosa da preparare. Ah ok, ci sono le istruzioni qua. Oh. Allora ragazzi, abbiamo deciso che, visto che la preparazione è comunque un po' lunga, abbiamo visto dalla scatolina, e per non allungare il video, la faremo di sicuro, questa cremina, l'assaggeremo e vi metteremo le foto sul nostro profilo Instagram e anche Facebook. Quindi mi raccomando, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook chiamata Tina e Pippo Review e anche alla nostra pagina Instagram con lo stesso nome, Tina e Pippo Review. Quindi vi metteremo le foto lì perché è lungo un po' da preparare. Ok, c'è il panino. Cos'è? Panini pizza. Fa vedere. Panini Kelly. Cioè, guardate ragazzi, dei panini. Panini, non so se sono... Every Burger. Allora, open da qui. Open. Ma sono degli hamburger. Ma sono hamburger? Sì. Oh mamma. Perché? Non ti basta? Guarda che carina. Beh, perché non ti basta di hamburger? Ti sto mangiando dolce, salato, tutto. Apriamo. Ah no, di qua. Mamma. Ah, ma sono con la Nutella. Guardate! Li assaggiamo! Sì, sì. Questo qua dobbiamo assaggiare. Sì, Nutella. Che è cioccolato. Te la faccio di più, potete capire. No, basta. C'è tanta altra roba da aprire. Buoni. Approvati. Poi. Ultima cosa. Ultima. Cos'è? Ah, delle caramelle, guarda che carina, con la rosa. Pippo, poi finita? Sì, ok, quindi poi candy box aperta. Ok. Aspetta, okay, come l'aprire a me? Apri io. Apri tu? Ok. Però aspetta, aspetta. Ti aiuto a capire. Ah, ok. Io non... Oddio. Sì, penso saranno delle caramelline, così chiudiamo con il dolce, vero? Oh. Ci sta. Ah ok, hanno l'apertura quella lì. Mi piace così. Quella. Ah, guarda. Ma sembra come non so, lo Cheatless. Aspetta che provo a vedere. Ok. Lo Cheatless. Aspetta. Secondo me no. Perché... No. Cioè ragazzi, sono di rosa. Mangia, mangia. Io non ho assaggiato le cose della rosa. Che buone. Come fa Pippo? Però il mio migliore dolce è stato quello. Ok, comunque buonissimi ragazzi, veramente. Cioè, no basta. Ok, naturalmente Pippo ne mangia troppi. Allora, migliore cosa di Pippo quindi sono stati gli hamburgerini. Anzi, meglio questi qua. Invece la mia cosa preferita, a parte questo qui che non possiamo dire perché non abbiamo ancora assaggiato, ma guarda, no, le patatine. Ma che c'è, alla fine c'avevano qualcosa dentro. Guardate, come del peperoncino forse. Ci è piaciuto tantissimo. Ok, oh, Pippo, basta. Finiamo questo video, se no lui se ne mangia tantissimi. Però Pippo, che quindi mettiamo qua tutte le cose che abbiamo aperto. Cioè, guardate. Giapponesi. Giapponesi, I love you. Sì, amiamo i giapponesi. Inoltre, ragazzi, guardate, abbiamo trovato questo fogliettino. Questo qui. Con la marca di questa Japan Candy Box, che appunto è Bippo.
E c'è scritto che sul prossimo ordine che farete sul sito www.blippo.com avrete un 10% di sconto, quindi molto buono. E su questo sito, aspetta, su questo sito vedete, vendono, ci sono sia queste cosine dolci che Pippo va a mangiare, sia queste cose. La Kawaii Box, aspetta, la Kawaii Box, ragazzi, guardate che cose troppo pucciose, cioè. E poi anche questo qui. Ci dice di condividere la nostra Japan Candy Box con i nostri amici e riceveremo 5 dollari. Ok, quindi magari lo faremo. E poi, appunto, qua c'è il sì, sito. Ma ci mandano 5 dollari e andiamo in Giappone. Allora, cosa ci mettono? Ok, detto, perfetto. Possiamo... Quindi, ragazzi, Pippo sta ancora mangiando le patatine perché è ovvio. Comunque, guardate qui tutte le cosine. Adesso ce le andiamo anche un po' ancora a mangiare, ma comunque siamo già un bel po' pieni, vero, Pippo? Sì, ma comunque... Sì? Io sto leggendo il giapponese. Non penso che sia leggere il giapponese. Comunque, noi ci siamo divertite tantissimo, ragazzi. Scriveteci nei commenti se vi piacciono questi video di Japan Candy Box. E se volete la Kawaii Box. E altri video del genere Kawaii, della nostra nuova sezione Kawaii. Mi raccomando, cliccate sui link che vi lasciamo qua sotto, sia del sito della Japan Candy Box, ma anche del giveaway. Partecipate in tantissimi, così chi sarà più fortunato tra di voi riceverà la Japan Candy Box. Ci ho guardato quelli panini. Pippo adesso si va a mangiare tutti i suoi panini. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete iscritti al nostro canale, riceviamo tanti altri video che vedete questo video con i vostri amici. Lasciamo questa bomba con voi, quella questa Japan Candy Box, e mangiavi tanti panini alla mutella. Sì, infatti. E quindi saluti da Tina e Pippo e il Ciao! Ciao!